530 metri quadri da riscaldare con una casa a radiatori. Ce la faremo con una pompa di calore? Beh, lo scoprirai in questo video e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campanella a fianco, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao! Oggi mi trovo in centrale termica di una casa da 530 metri quadri con radiatori. La domanda è, ma riusciremo a riscaldarla con una pompa di calore? Beh, la risposta è sì, naturalmente, ma sì, non perché qualcuno vuole proporti una pompa di calore, ma perché è stata seguita una procedura, un protocollo ben preciso che ci ha permesso di stabilire che questa casa può essere riscaldata con una pompa di calore. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele, e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè togliamo il contatore del gas dalle case per trasformarle in 100% elettriche. Non lo faccio io direttamente, ma lo faccio attraverso una rete di installatori partner, sigillo sicuro. Dove tra questi c'è anche Antonio, che ti presenterò tra poco. Ah, e se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, vai nel link qui sotto. Come ti dicevo, questa è una casa piuttosto grande, allora abbiamo analizzato l'edificio, l'involucro, e abbiamo determinato la potenza necessaria per essere riscaldata. Abbiamo quindi progettato tutto il sistema perché due pompe di calore in cascata possano lavorare insieme. La prima lavora nelle mezze stagioni, la seconda entra in aiuto quando la prima non ce la fa, per raggiungere la potenza totale in modo da mantenere il comfort dentro la casa. Come viene fatto il collegamento idraulico di queste due macchine? Beh, è semplice, ci sono due tubi che arrivano da una macchina e due tubi che arrivano da un'altra. Poi viene fatto un collegamento con un T, poco prima della centrale termica, in modo che nel puffer di acqua tecnica entrino solo due tubi, o meglio che ci sia una mandata e un ritorno. Per fare però un impianto del genere non bastano due schemi e due tubazioni, bisogna tener conto di alcuni particolari che vediamo oggi con Antonio. Allora ti presento Antonio, che ha realizzato questo impianto. Grazie Antonio. Eccoci qua, così mi aiuti un po', certo, a definire il tutto. Beh, intanto non basta calcolare la dispersione della casa, ma abbiamo fatto l'elenco dei radiatori, quindi abbiamo sì, capito. Abbiamo fatto tutto, diciamo, il dimensionamento di massima dei radiatori per farli, diciamo, il numero di elementi abbinati a quegli ambienti, se riescono a lavorare con delle temperature di mandata leggermente più basse che potevano essere come prime rispetto alla caldaia che ci stava, diciamo. Okay. Quindi, però non ti sei limitato, se non sbaglio, a fare i calcoli, ma hai anche impostato. Sì, diciamo, sono state fatte delle prove anche negli anni addietro, diciamo, okay, facendo lavorare la caldaia con delle temperature di mandata leggermente più bassa, 50-52 gradi. Ah, perfetto. Diciamo, quindi il risultato c'è stato già in precedenza, poi abbiamo analizzato tutti i consumi, tutto quanto, per far sì che dobbiamo dare una pompa, le pompe di calore che siano, non solo devono riscaldare, ma deve avere anche una convenienza economica, diciamo, economica notevole, diciamo un risparmio proprio in bolletta. Certo, perché il cliente non installa la pompa di calore perché vuole la pompa di calore. Ma soprattutto anche per un risparmio, oltre che per la praticità, diciamo la duttilità del sistema, ma anche per avere un tornaconto economico, diciamo un risparmio economico. Ok, chiaro. Ok, naturalmente tutto questo fa parte del protocollo sigillo sicuro, insomma, dove gli installatori lavorano in maniera professionale, oltre che installare prodotti professionali, anche il modo di lavoro professionale. Che... Sì, diciamo, l'abbiamo seguito tanto come parte progettuale, non avventurati al caso, sì, mettiamo la pompa di calore perché... Tanto. Diciamo, dal protocollo, le varie prove, come dicevo, le temperature, una valutazione accurata con il termotecnico degli elementi, ambiente per ambiente, diciamo, in tutto questo c'è sta che anche l'abitazione è adatta per questa tipologia di applicazione. Beh, sono arrivato in cantiere, ho trovato qui il prodotto giusto per lavare gli impianti, perché è fondamentale lavare bene gli impianti prima di realizzare un nuovo generatore, una nuova centrale termica, no? Quindi, sì. Altra cosa che salta all'occhio è che c'è una parte di impianto esistente. Qui stiamo parlando di una casa da 530 metri quadri, quindi l'impianto è notevole. Abbiamo voluto mantenere alcuni pezzi dell'impianto, questi sono collettori in rame, sono fatti tanto tempo fa ma durano una vita e sarebbe un peccato buttarli artigianali addirittura,
E allora Antonio cosa si è inventato? Si è inventato di lavorare in una seconda fila, no? Sì. In seconda fila per realizzare tutto il resto. Staccarci dal muro perché avevamo delle tubazioni già esistenti e quindi risultava scomodo addossarsi al muro. Ok. Vedo che quindi qui abbiamo la linea, mandata e ritorno, sì. Mandata e ritorno. Principale dalle pompe di calore, valvola tre vie, valvola deviatrice tra sanitario e riscaldamento. Ok, e quindi ci dividiamo poi in puffer di acqua tecnica, un bel 500 litri, sì. Perché qui abbiamo potenza da scaricare sul puffer e poi sull'impianto, e vediamo un bel 1000 litri di acqua sanitaria. Sì, sempre acqua tecnica. Acqua tecnica anche qui. Quindi qui non accumuliamo acqua sanitaria, accumuliamo acqua tecnica, perché l'acqua calda sanitaria viene prodotta. Scambiatore di calore esterno a piastra, istantaneo, in istantanea. Ok, quindi un controllo. Vediamolo un attimo dentro, giusto per fare chiarezza. Quindi c'è un scambiatore a piastra e qui abbiamo un 40 litri al minuto. Una pompa di ricircolo che mi permette di far circolare l'acqua tecnica all'interno dello scambiatore a piastra e produciamo acqua calda sanitaria istantanea, e la pompa modula a seconda di quanto viene, sì, richiesto. Qua, dato le temperature che abbiamo del solare, che può raggiungere anche 70-80 gradi, abbiamo messo una valvola di premiscelazione prima che mi arrivi nello scambiatore, diciamo che mi arrivi, okay. Magari vado a premiscelare i miei 70 gradi, li porto a 52-55, faccio già una prima premiscelazione. Una domanda che qualcuno potrebbe fare, ma perché 1000 litri? Perché un accumulo così tanto? Tanto stiamo parlando di una casa da 530 metri quadri, quindi pensa che le utenze, i bagni, quanti sono? 5? Sì, 5 bagni. 5 bagni. Ci possono essere anche picchi di 6, 7, 8 persone all'interno, diciamo, magari per una settimana, i periodi festivi e tutto quanto. C'è una famiglia abbastanza ampia, quindi... Poi abbiamo anche un solare termico esistente, quindi il cliente ha voluto recuperare il solare termico, abbiamo 5 pannelli, quindi anche qui abbiamo bisogno di stoccare, di scaricare energia prodotta dal sole su un accumulo, insomma, altrimenti i pannelli solari vanno in stagnazione. Abbiamo poi un vaso di espansione da 100 litri, ecco, perché sai che mediamente, ecco, come ordine di grandezza ci vuole un vaso di espansione 10% del volume dell'accumulo, ecco qui la necessità di mettere un vaso di espansione da 100 litri. E poi passiamo all'accumulo tecnico. Accumulo tecnico da 500 litri con il suo vaso di espansione molto importante, ma risalta all'occhio anche qui tubazioni molto importanti, sono diametri importanti, ecco. Sì, hai bisogno di portate, quindi è una bassa velocità dell'acqua, quindi hai bisogno di diametro, di aumentare il diametro. Abbiamo un pollice e mezzo con il rame sotto l'isolante, rame da 42. Sì, quindi non basta collegare una pompa di calore, due pompe di calore con il primo tubo che ti capita sotto mano, ma come vedi, se le cose vanno fatte bene e soprattutto devono funzionare, anche i diametri per le portate, la bassa velocità dell'acqua sono fondamentali. Quindi poi dal puffer l'acqua tecnica che gira nei radiatori viene spillata da questi gruppi di rilancio. Qui abbiamo zona 1 piano terra, zona 2 piano primo e secondo, zona 3, e poi abbiamo anche una piscina, perché non te l'ho detto all'inizio, ma qui andiamo anche a riscaldare una piscina, quindi attraverso uno scambiatore a piastre in titanio possiamo riscaldare la piscina. Qui gira tanta acqua, ci vuole tanta portata ed è fondamentale equilibrare il tutto. Quindi la risposta è: si può riscaldare una casa da 530 metri quadri con impianto a radiatore? Assolutamente sì, se ci sono i requisiti e se ci si mette lì a fare due calcoli, analizzare e capire se tutto funziona. Non possiamo naturalmente accontentarci di una risposta sì generica senza prima aver analizzato il caso. Bene Antonio, grazie di aver messo a disposizione la tua centrale termica, perché insomma è frutto del tuo lavoro. E del nostro lavoro, del nostro lavoro, del lavoro del gruppo di Sigillo Sicuro, e come sempre ci vediamo al prossimo video.